Signore e signori, benvenuti nell'aula universitaria di Vitavella a Lippiate per il concorso letterario La girandola delle parole, prima edizione. Un bel applauso, sentiamo, facciamo sentire questo applauso. Una menzione speciale per Phyllis Margaret Dyson con il libro D'improvviso. Premia Rita Iacomino, purtroppo l'autrice non è qui presente, quindi ritira il premio Federica Moretti e legge la motivazione Floriana. La forma narrativa del diario è quella che rivela la parte più intima di un autore. Si distingue dal racconto autobiografico o dalla cronaca pura e semplice, perché, oltre agli avvenimenti che costellano la vita di ciascuno, raccoglie sensazioni, emozioni, ricordi, riflessioni. L'autrice, con maestria, riesce a coinvolgere il lettore nelle sfaccettature variegate di una vita vissuta intensamente, con la solitudine quale tema costante del suo vivere, evocando anche memorie olfattive di un altro tempo e confezionandosi, alla bisogna, un abbraccio che le tenga compagnia. Sullo sfondo le Alpi Apuane incendiate di rosa, silenziose e ammiccanti di mille riflessi marmorei.